rispondi tu al telefono? Ti sei montato il capo anche te per una vittoria ora? Ma chi è? Sono Innocenzo Mazzini, sono il tuo presidente. Mamma mia, com'è possibile che non rispondo a te? Ma scherzi, quello che stai facendo per noi, non l'avevo sentito, Innocenzo, ce l'ho fatta. Raccontami un po' come tu vai. Te ce devi dare, ossia, lo sai che punto molto su di te, eh? Ma cazzo, che devo fare di più? Niente. Devo passare domani e poi c'è un grande futuro. Anzi, se passata domani mi piacerebbe molto incontrarti, certo, e parlarti. Sì, tesoro mio. Anche con la dottoressa Sensi, incontrarti. Sì, 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 va bene. Io però ti ho parlato domani, già di tutte. Grande, Io sono molto preoccupato per domani, eh. Sì, anch'io sono tanto preoccupato. Ma quelli meriti cretini che tu hai in squadra hanno rivoglia, hanno entusiasmo o sono sempre sbracati? Sono sempre come, cioè, la partita l'altro giorno l'abbiamo vinta perché quando c'è in campo Francesco può succedere tutto. Ho capito. Guarda che loro è una squadra, eh. Lo so che loro sono una squadra. L'ho vista a Firenze ed ha preso a pallate, eh. Come squadra, mi capisci? Grazie che mi metti stanze addosso. No, perché ho visto che hanno il ragazzo bravo sulla destra, l'hanno squalificato, mi sembra. Qualificato lui e non gioca neanche Natali. Bene, perché questo Spilungo le ributta. Capito? È un buon giocatore. Anche questo Natali poi gli dà la capocciata agli altri, la ributta sulla palla, Sì, sì. Ma mancando questi due sono due pedine importanti, È vero, è vero. Comunque ti troverà un ambientino, meno male tu sei tutelato molto. Perché c'è un grande arbitro. Poi, quanto grande? Grandissimo. Vabbè. Per cui mi raccomando a te, determinazione, voglia, corsa, tutte cose che dovresti avere, però non lo so se tu ce l'hai. Non ce l'ho. Però tieni insieme, dai, forza. D'accordo, grazie, Innocenzo. Ci sentiamo la prossima settimana, salvezza, tocchiamoci le palle, va bene? D'accordo, un abbraccio. Ciao amore, ciao.